Il Veneto che pedala e che pedalava ha detto un grazie corale a Giovanni Pinarello. In bicicletta, si sa, l'età sta in rapporto inversamente proporzionale alla velocità, ma il passare del tempo non ha cancellato i ricordi di umanità e gentilezza che il maestro della bici di Treviso ha lasciato in tutti. È stato geniale perché comunque da un cognome è venuto fuori un qualcosa di straordinario che tutto il mondo conosce. Tutte le volte che lo incontravo veniva lì con quella sua parlata veneta classica del corridore vero e quindi mi chiedeva sempre come stavo, cosa facevo, dove andavo, le corse che facevo prima da corridore e poi da commentatore, ed era sempre, sempre gentilissimo ed era sempre lui il primo a venire verso di te, un grande signore. Ho avuto anch'io l'onore di correre con le sue biciclette, ricordo, insomma, veniva con Andrea quando Andrea era ancora un giovane studente. Eravamo a metà degli anni 90, nella prima Mercatone 1, veniva alle corse a visitare, insomma, la squadra che sponsorizzava, e ogni volta che mi vedeva consigliava: mi raccomando, metti via i soldi, non sta a sperperarli. Campioni di ieri e dell'altro ieri, tutti molto riconoscenti verso Giovanni Pinarello e la sua famiglia. Io ho cominciato a correre nel 59 con le biciclette Pinarello, correvo con la Padovani, ho corso dal 59 al 66 con le biciclette Pinarello. Ero amico di famiglia di Nani e tuttora amico di famiglia famiglia Pinarello. Messo su pancia, eh? Prenditi una bicicletta, diceva Giovanni Pinarello a chi un po' sovrappeso lo andava a trovare in negozio. Fa sorridere invece la sua valutazione sul fondo schiena dei corridori. Per Giovanni era un dettaglio fondamentale. Lui mi diceva: vedi quel corridore lì? Li guardava sul basso schiena, perché un corridore... No, infatti non scherzava mica, aveva ragione, perché diceva che il corridore, l'atleta, si vede dal sedere quello che veramente avrà le doti per diventare un campione. Luca Zaia ha paragonato Pinarello a Enzo Ferrari e propone di intitolargli una via di Treviso. Poi ci sono quelli che da Pinarello la bici l'hanno comprata e se la sono sentita consigliare con pazienza e perizia. Giovanni poi gliel'ha anche riparata, mantenuta con cura e passione. Erano tutti in piazza oggi. È stato famoso per essere stato la maglia nera, ma però nel nostro cuore è stato una maglia rosa, una maglia gialla, una maglia celeste, ha avuto tutte le maglie, secondo me. Altro che maglia nera, altro che velocità che cala con l'età. Ora Giovanni Pinarello se ne va veloce, è in forma smagliante, si alza sui pedali e saluta tutti quelli che gli dicono grazie.